Il vasto Girardi espugna il Bianchelli battendo la Vigor Senigallia con un gol per tempo, sfruttando al meglio le incertezze della retroguardia rossoblu e difendendo con grinta l'unico risultato davvero utile per credere ancora nella salvezza, al cospetto di una formazione di casa che, come al solito, ha prodotto anche oggi molte occasioni a rete senza trovare però la via del gol. Il tecnico rossoblu Clementi per questa sfida deve fare a meno dello squalificato Mancini e degli infortunati Scheffer e Capezzani, mentre l'allenatore ospite Marmorini è costretto a rinunciare all'esperienza del leader Ruggeri e di Giacuzzi, dirige Mancini di Pistoia. Aggressivi e pimpanti, i molisani esercitano da subito una pressione grintosa sui portatori di palla rossoblu, che però, prese le misure, riescono a costruire tre occasioni nei primi 10 minuti. Protagonista Cheriota, che al quinto con una magia libera capitan Pesaresi a tu per tu con Servalli, che ha un grande riflesso nel respingere il diagonale da distanza ravvicinata dell'attaccante di casa. Passa un minuto e ancora Cheriota affonda in area e serve di nuovo il centravanti rossoblu, che però manda al lato da ottima posizione. Al nono il folletto albanese si mette in proprio e libera dal limite un sinistro che sorvola di poco la traversa. Il gol sembra nell'aria, ma a passare a sorpresa sono i gialloblu al decimo. Zuccherato crossa alla sinistra Barzanti, esce respingendo con i pugni la palla a carambola addosso a Magi Galluzzi per poi terminare in rete per lo 0-1. Increduli, i padroni di casa ci mettono un po' a riprendersi e rischiano ancora al quarto d'ora, quando Fontana arriva puntuale sull'invito di Lisi, ma gira alto di testa da pochi passi. 2 minuti più tardi è Barzanti a procurare brividi, attardandosi in un rinvio nei pressi dell'area piccola con Fontana, che per poco non riesce a beffarlo. La Vigor si riprende e torna a macinare gioco, e al 27esimo, con un altro numero da funambolo, Cheriota si libera della guardia di Filì, ma poi sul suo assist Pesaresi si fa anticipare dal punzo. Al 34esimo è ancora Cheriota che trova il fondo per servire la corrente Gambini all'altezza del dischetto, il centrocampista però sciupa calciando alto. Nel finale di tempo tornano a farsi vedere gli ospiti. Al 40esimo Fontana arriva puntuale sull'invito di Ramos Lopez da destra, ma la sua conclusione sul primo palo esce d'un soffio. 2 minuti dopo Lisi ci prova da fuori, pallone largo di 1 metro. La Vigor chiude in avanti la frazione senza riuscire però a creare altre vere palle gol. Poi si va a riposo e dopo l'intervallo la squadra di Clementi parte con il piede schiacciato sull'acceleratore, facendo travallare a più riprese la difesa molisana, che però regge, tornando a rischiare al 7esimo, quando Cheriota, con un perfetto aggancio in velocità, si libera della guardia di Acunzo, poi calcia fuori davanti a Servalli. 1 minuto più tardi ancora il 7 rossoblu trova il modo di servire Ballello ben posizionato in area, conclusione masticata e occasione sfumata. All'11esimo la Vigor va vicinissima all'1-1 con il colpo di testa in tuffo di Magi Galluzzi, ma ancora una volta Servalli risponde presente e sventa in angolo. La pressione della Vigor resta costante, ma con il passare dei minuti si fa meno lucida e il vasto Girardi riesce a contenere senza correre grossi rischi, tentando anche di pungere di rimessa. La Vigor produce intorno alla mezz'ora il massimo sforzo per riequilibrare il match, ma i molisani restano compatti e a 8 minuti al termine chiudono i conti con Lisi, che approfitta di una indecisione di 2 difensori di casa per liberare il destro ai 25 metri che infila l'angolino di Barzanti per il 2-0. Nel finale affiora anche un po' di nervosismo, senza però costringere il direttore di gara Mancini a prendere provvedimenti disciplinari troppo severi, con la gara che scorre verso il triplice fischio finale senza dover annotare altre emozioni, e alla fine dell'ostilità il vasto Girardi festeggia il successo che lascia accese le speranze dei molisani nella zona calda, con la Vigor che incassa una sconfitta che a conti fatti lascia invariata la situazione per agguantare i playoff. Sì, credo che soprattutto all'inizio abbiamo fatto molto bene, siamo entrati in gara subito, abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo e diciamo che con un po' più di precisione, lucidità, un po' più di condizione dovevamo assolutamente far gol, passare in vantaggio. E invece ci siamo fatti un gol noi da soli, in maniera abbastanza rocambolesca e quasi comica, e da lì è salito secondo me un po' troppo nervosismo. Abbiamo provato comunque a giocare tanto, però queste sono cose che comunque facciamo sempre, però non siamo stati molto incisivi, abbiamo messo tutti gli attaccanti che avevamo, però a volte non basta, perché comunque i nostri avversari nel secondo tempo sono stati sicuramente bravi a non concederci grandissime situazioni. Quindi diciamo che
Facciamo, secondo me, un passo indietro. Non è piacevole perdere tra le mura amiche, non è piacevole perdere 2 volte di fila, non è piacevole nelle ultime 2 partite abbiamo raccolto un punto in 2 partite davanti ai nostri tifosi che comunque ci hanno sempre in maniera encomiabile, ci hanno sempre sostenuto fino alla fine, anche nel recupero quando eravamo sotto 2 gol e quando sarebbe stato impossibile andare a pareggiare. Quindi noi questo pubblico, questi tifosi dobbiamo meritarceli ogni domenica, la stima della Senigallia calcistica dobbiamo meritarcela, non che non ce la meritiamo, non sono uno che se perde deve chiedere scusa, però credo che dobbiamo fare meglio, dobbiamo insomma, trovare in noi le motivazioni del fatto che comunque abbiamo perso 2-0. Al di là del fatto che comunque sicuramente come negli episodi del primo tempo potevamo indirizzare la partita molto differentemente, ma se non lo fai è sicuramente la colpa è tua. Mister, un successo fondamentale per tenere accesa la speranza della salvezza. Sì, abbiamo ottenuto 3 punti importantissimi, frutto anche di una prestazione dove abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo. E probabilmente abbiamo raccolto quello che abbiamo lasciato nelle partite precedenti e nel percorso precedente. È stata una partita non bellissima da parte nostra, perché siamo stati anche quasi un po' costretti dalla pressione del risultato a essere un po' più sporchi del normale e abbiamo tirato fuori delle qualità che ero sicuro avessimo, l'avevo detto anche in settimana presentando la partita, perché dal punto di vista umano e morale nessuno ci può rimproverare niente. Oggi l'abbiamo dimostrato, siamo stati bravi a ottenere il massimo da questa partita, anche soffrendo in determinati casi. Era giusto che fosse così, era l'unico modo per portare a casa punti.